e avrete capito da soli che io non sono la professoressa Cagnani che si è cambiata d'abito. Io sono Sergio Longhitano, sono docente all'Università della Basilicata e questa sera mi è stato dato l'onore e l'onere di presentare il gruppo musicale che si esibirà a fine serata. E lo sapete già perché sono stati già annunciati, loro sono i Joy Cat e se sono presenti in sala io prego di raggiungermi sul palco. E facciamo un applauso ai Joy Cat. Allora abbiamo qui due rappresentanti del gruppo, e loro sono Pasquale Pezzillo e Gael Califano. E i Joy Cat, eccoli qua, un altro applauso per favore, grazie. Bene, grazie di averci raggiunto. Loro sono una band, anzi, scusate, mi è stato detto che band non è un termine troppo felice per rappresentarvi. Una formazione che cresce tantissimo nell'ultimo decennio, soprattutto a livello italianissima, soprattutto a livello internazionale, e che fa musica indipendente. E prima di dire qualcosa che potrebbe risultare improprio, io passo la parola direttamente a loro, e ve li presento e vediamo che cosa hanno da dire. Allora, Pasquale Pezzillo, Salve, buonasera a te. buonasera. Per favore, se puoi fare un passino avanti, grazie. Allora, Pasquale, intanto grazie di essere venuti, per noi è una grande gioia, un grande onore e anche una grande opportunità. Come è stato detto all'inizio, musica e ricerca vanno di pari passo. Spesso molti ricercatori nei propri laboratori ascoltano musica poco prima, eventualmente, di avere le loro più grandi intuizioni, perché la musica è ispirazione, la musica è soprattutto motivazione ed è ricerca. E credo che questo gruppo rappresenti proprio il tema fondamentale di questa serata, cioè la ricerca di una sonorità molto particolare che rappresenta molti aspetti, fra cui anche gli aspetti ambientali, che sono dei temi assolutamente presenti in questa serata. E Pasquale, io so che voi avete partecipato al Meltdown Festival, giusto per diciamo, menzionarne qualcuno. Il Meltdown Festival è forse il festival di musica più importante in UK. Nel 2017, nel 2018, scusami, siete stati personalmente invitati da Robert Smith, il singer vocalist dei Cure. Vuoi raccontarci in brevissimo questa esperienza, per favore? Intanto non vi dispiacerà, mi faccio schiacciare dalla gravità, mi siedo. Certo. Posso sedermi Certo, anch'io. ok. E grazie per ascoltare quello che stiamo per dire, posto che sia interessante, spero di sì. L'esperienza del Meltdown è stata un'esperienza significativa per noi perché ha toccato profondamente le corde della nostra intensità emotiva. All'improvviso è arrivato questo invito inatteso, inattesa, inaspettato. Io qui a Potenza, in via Livorno 31, adesso via Lassio 31, avevo 13 anni con il poster di Robert Smith nella mia stanza. Ok. Quindi per me è sempre stato un mentore, in qualche modo. Una delle motivazioni, forse la motivazione per la quale suono, è dovuta anche a quel tipo di suggestione che quella vocalità prima e poi la musica e quella ricerca ha condotto all'interno del mio sentire, del mio vivere. Quindi dopo 30 anni esatti di distanza arriva un invito personale di questa icona leggendaria che cura la direzione artistica del Meltdown Festival a Londra in 10 giorni. La particolarità del Meltdown Festival è che il curatore è unico, è un artista, non è un addetto ai lavori, per cui non segue in qualche modo le correnti della contemporaneità. E voi lì avete suonato come Sì, headliner. ci ha invitati come headliner, Questo è molto probabilmente sì, è importante. importante, per noi è stato importante l'idea di essere stati scovati in qualche Già, modo già. sulla scorta della musica che riuscivamo evidentemente a approfondere, no? Lui non ci conosceva personalmente prima, quindi non poteva in qualche modo essere accattivato da una empatia personale, da una simpatia ideologica. Sì, nella vostra pagina web si legge una scritta che mi ha molto colpito, che la traduco forse male dall'inglese. I tempi in cui il silenzio, in tempi in cui il silenzio è una poesia, il ghiaccio si è sciolto.
ed i ghiacciai in sofferenza alimentano le vostre lacrime. Sì, credo che questa sia forse l'essenza della vostra creatività musicale. Sì, la creatività adesso è una cosa molto complessa da districare, da raccontare, da narrare, è soggettiva, è intuitiva. Vero è che questo aspetto narrativo che hai menzionato è per noi una sorta di manifesto esistenziale, è il sottotitolo dell'album, si chiama The Blue Wave, e rappresenta un haiku contemporaneo, perché la tessitura fra sentire e attivarsi per far sì che questo sentire possa in qualche modo aver luogo, possa costruirsi e costituirsi, è la chiave d'accesso alla nostra interpretazione del mondo. Senti Pasquale, come avviene la ricerca, visto che questa è una parola a noi particolarmente cara, del suono? Intanto, perché ho visto che voi avete delle strumentazioni complesse, poi tra un attimo passerò la parola anche a Gaella a proposito di questo dal punto di vista tecnico. Ricerca del suono, come avviene? Intanto la ricerca è ricerca, cioè cercare di nuovo, cercare ancora, cercare intensamente, quindi investigare, no? Andare a fondo. E per cui consta di saggi, di assaggi, di tentativi infiniti e talvolta ti chiede di non percorrere tracciati convenzionali. Stai esattamente descrivendo ciò che tentiamo di fare noi ogni giorno, okay, nella nostra attività, ecco l'affinità di cui parlavo sì, prima. Sì, 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 per cui per noi la ricerca è nel suono, perché il suono è la matrice, la voce della nostra esasperazione, ecco, perché in questo tempo che citavi prima, in cui il silenzio non c'è più, in cui la ricerca della poesia potrebbe essere una nuova via, una nuova occasione, no? Per ritornare a riflettere su se stessi e su quello che abbiamo in qualche modo costruito o distrutto, ricercare percorsi che non siano convenzionali potrebbe essere una forma di attitudine da suggerire anche in altre destinazioni, non per forza quella musicale. Il suono per forza di cosa è importante per noi, perché la natura, per dire, non ha voce, è violata, e noi cerchiamo attraverso il suono di darle voce, quindi di permetterle di urlare, di permetterle di raccontare il sopruso continuo, indomito, no? che subisce. Questo è interessante, è esattamente quello che avviene attraverso appunto l'analisi dei dati a cui facevano riferimento i colleghi prima, che gridano vendetta da parte del sistema Terra. E se ti posso chiederti di passare il microfono a Gael Califano, allora Gael, facciamo un applauso a questo punto. Credo che Gaele si sia, senza nulla togliere a Pasquale, si sia portato il suo piccolissimo fan club locale. Allora, tu sei un batterista. Sì, sì, no, sai batterista. Che a me queste figure stanno particolarmente a cuore. Infatti ieri sera che ho visitato il vostro soundcheck vi guardavo con gli occhi stranodati, perché io ho una passione particolare per la batteria. E la particolarità della vostra band, che mi ha molto colpito, devo dire, risiede nel fatto di avere questa sorta di alternanza di una postazione centrale elettronica ma anche acustica, e fiancheggiata da due drum kit che sono assolutamente acustici. Sì, difatti è proprio quello su cui noi ci piace giocare, tra virgolette, questa specie di battaglia tra quello che è acustico, che è naturale, di legno, vivo, oppure, come puoi vedere, possiamo anche materiali di riciclo, sì, cioè infatti, recuperiamo bidoni di latta, tubi, per creare anche una sorta di battaglia tra l'elettronica e tutto ciò che è acustico. Che noi ci realizza. Teniamo molto a mantenere le batterie acustiche. Sì, sì, infatti ho perché visto. Esistono multipad che ti possono ricreare alla perfezione determinati suoni, ma non ci piace di più. È quello che mi ripete ricercare. Sempre mia moglie, perché salveremo un sacco di spazio a casa. Sta alla base della vostra musicalità questa alternanza, questo scambio
anche virtuale, se vogliamo, tra anche, suoni e sì, ritmi. Anche la ritmi tribalità, c'è molta tribalità, c'è molto gioco tra le due parti, tra la batteria che può essere canonica, tra virgolette, comunque come disposizione, e un set percussivo. Senti, Gael, sì, quando e come incontri i Joy Cat? Tu forse sei il membro più giovane della formazione. Io sono sì, più piccolino. Okay. Io lo incontro perché vivo a Bologna come Pasquale, per una serie fortuita di eventi. Però questo incontro avviene in sala prove, quindi dove sì, praticamente il laboratorio dove nascono le idee e si fa ricerca. Sì, ho iniziato a suonare con loro nel 2010 ormai. E, insomma, poi man mano io mi sono sempre trovato in linea anche con le idee di Pasquale, con i brani che scrive. Sì, che voi anche avete... se abbiamo una grande differenza anagrafica, esatto, diciamo, di età, quindi di generazione. Sì, è vero. Di generazione. Infatti sono... vi scambiano spesso per fratelli. È vero, pure sta roba voi vi siete, è capitata spesso. Voi sì, vi siete incontrati, vi siete riconosciuti su questo? Anche sullo stile, immagino. Sì, io poi nel mio cuore comunque sono sempre stato un fan. Okay. Anche quando ero più piccolino, ai tempi del liceo. Ok, ok. Ok, quindi hai realizzato... Infatti quando mi è arrivato il messaggio ancora me lo ricordo, perché mi scrisse lui un messaggio. E dicevo, cavolo, veramente... che figata. Ok, bellissima. Proporzionalmente è stato il messaggio che ha ricevuto lui da Smith, praticamente... per il festival. Beh, proporzionalmente parlando, credo che... Sì, io poi ero un ragazzino proprio, ero appena arrivato all'università a Bologna. No, è molto bello, mi colpisce questa anche cronistoria di emozioni, se volete, perché, ripeto, è esattamente quello che vive il ricercatore, anche se è un po' in sordina rispetto a quanto non possa avvenire, per esempio, per un gruppo musicale che necessariamente deve farsi conoscere. È molto bello questo perché è un susseguirsi di emozioni che poi però portano dei risultati, e i risultati sono la sorrenità piuttosto che la sì, scoperta. Sì, c'è anche tanta ricerca e tanto lavoro la in bottega, e sicuramente Pasco bene. Può anche dirtelo meglio, ecco. Grazie Gael. Grazie. Pasquale, voi stasera ci proporrete un concerto con i vostri ultimi pezzi. E voi siete stati definiti come una anomalia del sistema, musicalmente parlando. Cosa vuol dire? Sì, abbiamo cercato di aggirare quelle che sono le regole consuete, ormai okay, desuete per noi, ovvero di doverci riferire per forza di cose ad una filiera in atto che compie un tracciato il cui fine ultimo è la finalizzazione di un prodotto. Non ci sentiamo un prodotto? Che è quello, scusami, è quello a cui purtroppo anche i giovani musicisti vengono abituati in qualche modo. È possibile che sia così, c'è sempre poi la volontà personale, no? Diciamo spesso tra di noi, quando ci troviamo ad analizzare alcune dimensioni di indagine del corrente, no? La guerra piuttosto che la crisi in atto, e siamo spesso, no, schiacciati dalla coltre di dominazione della comunicazione, piuttosto che della propaganda, piuttosto che dell'ideologia bieca, però poi ci guardiamo e diciamo, cavolo, ma si può dire di no? Certo. Cioè c'è una forma di libertà molto piccola ma salvifica, no, nel cuore dell'umano, ed è poter dissentire, anche se alle volte ha un prezzo ha sempre alto. Un prezzo deve avere un prezzo, altrimenti non sarebbe un valore. Certo. Cosa diresti ai giovani che sono presenti qui e che magari cominciano a coltivare un sogno musicale, un progetto musicale? E quale consiglio daresti dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista? Di solito si dice, non so dare consigli, io invece un consiglio lo voglio dare. Il consiglio è chiedersi perché. Svegliarsi la mattina e chiedersi perché lo sto facendo, qualsiasi cosa. Certo. Perché voglio fare musicista, perché sto facendo musica, perché voglio fare questo concorso, perché voglio sposare quest'uomo, questa donna, perché voglio generare un figlio, perché? E rispondere sinceramente, autenticamente a questa domanda ci aiuta a diventare noi stessi. Per cui se voglio scalare le classifiche, allora ho degli strumenti a disposizione per farlo. Certo. Se non voglio scalare le classifiche, certo, paradossalmente ho molti più strumenti a disposizione. Non hai catene. Bene, grazie a Pasquale Vessillo, grazie a Gael Califano, non vediamo l'ora di sentirvi.
Grazie a voi, veramente, ragazzi. Attenzione alle scale. E ci vediamo dopo. Grazie molto.